Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi avevo iniziato a fare un altro video, poi trovo che quel video fosse un po' troppo depresso, quindi forse lo farò in una giornata in cui sarò tipo veramente triste e depressa della mia vita, così da farlo col mood. Quindi ho deciso di cambiare e di fare questa bellissima cosa che io vedo in giro per YouTube, ovvero quella di leggere il mio diario. Allora, quando sono tornata dal Canada mi sono ritrovata a fare un po' di ordine in camera mia, nelle mie vecchie cose, e ho ritrovato i miei vecchi diari. Allora, io fin da quando ho 11 anni, qua ho il mio primissimo diario della mia vita, che aveva addirittura il lucchetto. Io ci tenevo il lucchetto perché avevo paura che qualcuno lo leggesse, poi dopo un po' si è staccato, quindi vabbè. Però sì, avevo 11 anni, 11 o 12 anni, fammi sapere. Quando l'ho iniziato avevo 11 anni, quasi 12, era il 2004. Allora, passiamo prima al packaging di questo diario, perché questa è la cosa bella. Allora, no vabbè, non so neanche se farla vedere perché è imbarazzante da morire, ma vabbè. Allora, questo diario luccicoso, azzurro, dove io ci ho incollato tutte queste cose trovate nel cioè le ho trovate, le ho incollate. Questa è una mia foto di quando avevo tipo 12 anni, credo, con il mio primissimo gatto, che era Felix. Adesso non so se voi lo vedrete, se lo avvicino, sono abbastanza vicina. Questa foto è imbarazzantissima, cioè terza media, capite? Cioè, mi avete vista, ecco. E con questo gatto che purtroppo i miei genitori non l'hanno tenuto tanto perché era abbastanza pazzo. Quindi l'estate in cui siamo andati in vacanza l'hanno dato via senza dirmi niente, quando siamo ritornati non l'ho più trovato, ma vabbè. Aprendo il diario c'è scritto Doina's Diary, cioè cose, mamma mia. Poi c'è una cosa di Yu-Gi-Oh, mi sa, dovrebbe essere di Yu-Gi-Oh se non mi sbaglio, non so, una carta di Yu-Gi-Oh, boh, perfetto. E poi, prima pagina, c'è una foto di Daniel Radcliffe. Allora, quello era il periodo in cui io avevo una crush pazzesca per Daniel Radcliffe, perché avevo 11 anni, quindi ero nella fase, oddio, andrò a Hogwarts, ma non sono andata a Hogwarts, sono andata alla scuola media di Venezia, ed è triste. Però, insomma, io avevo una crush pazzesca, queste cose sono addirittura stampate, cioè io le stampavo tipo a casa delle mie amiche o a casa di qualcuno che conoscevo, perché io non avevo il computer, non avevo lo stampato. Io il mio primo computer l'ho avuto tipo a 18 anni, ecco. Quindi sì, quindi c'è addirittura tipo la sua data di nascita con le cose che gli piacciono, cioè cose pazzesche, quelle cose che, vabbè. Quindi io avevo questa mania di presentarmi quando iniziavo il diario, perché sono una persona molto educata, e quindi mi presentavo sempre. Quindi la primissima pagina, scritta il 18 luglio 2004, io scrivo: caro diario, mi chiamo Doina, e qui scriverò tutto quello che c'è di bello nella mia vita. A 11 anni, che cosa c'è di bello? Caramelle, Harry Potter, era bello tutto. Scriverò delle giornate migliori e belle, e scriverò anche le mie opinioni. Opinioni di che a 11 anni? Vabbè. Mi piacciono tantissimo i blu e i Backstreet Boys. Vabbè, ragazzi, ci sono, anche voi non giudicatemi. E amo da impazzire il Signore degli Anelli, scritto The Lord of the Rings in rosso, così per accentuare quanto mi piacesse. Bene. Quando ho visto la prima volta il film del Signore degli Anelli, ne sono rimasta affascinata. Cos'è? Vabbè. Parlava di un anello magico e c'erano delle guerre. No, scusate, devo... Oh, mi serve un altro. Parlava di un anello magico e c'erano delle guerre. Mi piaceva tantissimo la storia. E quando ho visto il film mi sono detta: sarebbe troppo figo, sì, ho scritto proprio, sarebbe troppo figo studiare anche questo a scuola, a storia. Cioè, perché io volevo studiare le storie della Terra di Mezzo a scuola. Che in realtà a me la storia mi piaceva anche, quindi vabbè. Perché la storia è noiosa. È più bello studiare una storia tra le guerre tra uomini e orchi.
occhi. Vabbè ragazzi, vabbè, allora, scusatemi. Qualcuno, credo che perderò tutti quei pochi follower che ho su YouTube con questo, ma vabbè. Poi mi piace tantissimo anche Harry Potter. Harry Potter parla di magia, di piccoli maghi e di piccole maghe. Mi piace questa divisione di sessi. E tante volte mi dico quanto sarebbe bello avere i poteri magici. Vabbè, fiori. Io ho finito la mia presentazione. Con questo ho finito la mia presentazione. Ci vediamo. Ci sentiamo nelle prossime puntate. Ma cosa vuol dire ci sentiamo nelle prossime puntate? Stai scrivendo un diario deficiente. Vabbè. Ciao. Ho lasciato tanto tempo scorrere tra la primissima volta che ho scritto il diario e la seconda, ovvero primissima volta è stata a luglio, la seconda volta è stata il 19 dicembre 2008. E sentite la profondità di questa cosa. Ciao! Ciao! No, caro diario, ciao! Tante volte penso al mio futuro. Wow, ragazzi, a 11 anni stavo pensando al mio futuro. Nel futuro vorrei fare l'attrice, però mia madre vuole che io sia un oculista. Il mio sogno è di incontrare Daniel Radcliffe. Vabbè ragazzi, cioè capite le cose della vita, vabbè. Lui vive a Londra ed è per questo motivo che devo imparare bene l'inglese. Qua poi continua la giornata. Dopo aver fatto un'introduzione pazzesca su Daniel Radcliffe e quanto io lo amo e quanto lo voglio sposare, e quindi continuo a raccontare del mio compleanno, che il mio compleanno è stato a novembre, non so perché io ne parli a dicembre, ma vabbè. Siamo andate a mangiare da Spizzico, che non so manco se esiste ancora questo posto. Sono venute delle ragazze della mia classe e la mia amica Michela, che era una ragazza che era in terza o in seconda e ci siamo conosciute tramite le nostre madri, che passavo un sacco di tempo con lei. Ci siamo divertiti un sacco. Wow. Poi c'è una foto di Ermione col gatto. Queste cose io le trovavo tipo nelle riviste, non lo so neanche dove le trovassi sinceramente. Ho ricevuto dei bellissimi regali. Dopo di questo abbiamo mangiato e abbiamo fatto le foto. E poi siamo tornati a casa. È stata una giornata molto divertente. Vabbè ragazzi, io vorrei veramente tornare tantissimo a questo periodo in cui trovavo che era divertentissimo andare semplicemente a mangiare la pizza. Ultima cosa che leggerò, perché ragazzi, cioè io non posso leggere tutte queste cose, al massimo farò più puntate. Se volete sapere i miei dirty secrets, stile Pretty Little Liars, fatemelo sapere, io continuerò a leggere questo magnifico diario senza censure. Vabbè. Lo continuerò lo stesso anche se non lo volete, lo guarderete lo stesso. Allora, io non so se qualcuno di voi ha mai guardato Threddy, che era questo coso verde. Era una specie che andava in onda su Rai 3, se non mi sbaglio, al pomeriggio per i bambini. Questo tizio era un coso fatto al computer che tu gli mandavi le lettere, tipo lui le leggeva, poi presentava i cartoni animati. Non so se qualcuno nel 2004 aveva 11 anni, sicuramente lo conosce questo tizio, perché tutti lo guardavano. Lo stesso giorno, cioè ho scritto, ma Fiori, ma qua, ma ce la fai? No, io ho voluto mettere tutto lo stesso giorno, tutto ho voluto mettere. Ma queste sono, mi sa che queste sono tipo dei ricordi che ho, che magari non ho scritto, quindi cerco di scrivere perché erano delle cose belle. Un giorno ho pensato di mandare una lettera alla trasmissione che si chiama Threddy, che è questo coso verde che ho disegnato. Guardate che skills. Mia madre non voleva che io facessi l'artista, insomma, guardate che talento, che talento! È una trasmissione per bambini e la scrivo con questa cosa come se io fossi tipo una persona matura che... donna in carriera, vabbè. E lui ha letto la mia lettera. È stato bellissimo! Quando ho visto il mio disegno in TV. Wow, pazzesco! È stata una giornata magnifica, non pensavo nemmeno che il mio disegno sarebbe stato in TV e che io l'avrei visto. Ah,
anche una mia amica mi ha scritto un messaggio dicendo di averlo visto. Cioè, ragazzi, queste cose sono tipo quelle cose che, oh my god, senpai notice me. Non lo so, cioè, tipo, vabbè. No, ma bello, è bello, bellissimo. Poi cosa continuo a scrivere? Perché io dovrei anche guardare, tipo, fare un po' di censure, perché scrivo delle cose imbarazzantissime. Poi c'è una pagina, tutta una pagina, con scritto cosa mi piace fare nel weekend. Adesso che ho 25 anni, mi piace andare a bere il prosecco e guardare Netflix. Questo. Vediamo cosa mi piaceva fare a 12 anni, perché avevo già 12, era già dicembre. Poi c'è un disegno che non l'ho fatto io, è stata una mia amica che l'ha fatta. Mi piace andare nei negozi tipo quelle cose, tipo Panorama, perché prima non c'era neanche, tipo, no, c'era, sì, no, che andavo spesso a Panorama. Sì, mi piace andare molto nei negozi grandi, leggere libri, e mi piace giocare con Michela, che era appunto la mia amica. Se no, mi piace tantissimo guardare film e cartoni animati. Infatti questo disegno che mi ha fatto la mia amica, questo disegno infatti è un personaggio di Mew Mew. Era chi era? Mew? Mewmina? Può essere, non ricordo più. Mi piace tantissimo questo cartone, perché parla di magia e a me piace tutto quello che parla di magia. Mew Mew è un cartone che parla di 5 ragazzi che devono salvare il mondo dagli alieni. Wow, sembra X-Files, ma vabbè. E loro si trasformano per fare ciò. Loro si chiamano Mina, Lori, Betty, Strawberry e Pam. Però c'è da notare come io ho scritto Strawberry. S-T-R-O-B-E-R-I. Strawberry. Esattamente, proprio come si pronuncia l'ho scritto. Bella! Ci sono altri cartoni che mi piacciono, come per esempio Due Fantagenitori, Mr. Bean, La Principessa e la Povera. Ma cos'è La Principessa e la Povera? Qualcuno me lo dice? Mickey Mouse e Il Mondo di Harry. Il Mondo di Harry, ragazzi, devo andare a cercare su cos'è questo Mondo di Harry. Poi, a un certo punto io mi sono messa a scrivere in inglese sulla mia crush di Daniel Radcliffe per non far capire, se per caso i miei leggessero il diario, per non far capire che sto parlando di un attore che non mi cagherà mai e che io scrivo che lo amo, capite? Cioè, capite, sì. E questo è un disegno che ho fatto di due innamorati e non so perché la tizia è bionda, perché quella sarei dovuta essere io e questo sarebbe dovuto essere Daniel Radcliffe. Però la tizia è bionda e c'è scritto due innamorati, ma in realtà lo sapevo che questo disegno era io e Daniel. Oh, Daniel. Bene. Quindi, allora ragazzi, poi c'è il Natale. Metterò una piccola linguetta al Natale e... Allora, io direi di fermarmi qua, perché ho già detto un sacco di cose imbarazzanti e questo è solo l'inizio. E potrei scegliere altri episodi belli. Oh, guardate, ci sono le mie addirittura alla fine. E potrei scegliere altre cose belle per parlare, perché ce ne sono di cose belle qua. Veramente, cioè, a un certo punto io ho fatto firmare i miei amici sul mio diario. Ragazzi, qui ci sono delle foto. Insomma, questo diario è magnifico. Questo diario dovrebbe stare in un museo e... Però sì, continuerò a leggere questo diario anche se non mi interessa. Ma per favore, se anche voi avete scritto dei diari imbarazzanti, ce li avete ancora e state ancora leggendo quei diari imbarazzanti e vi sentite male dentro, fatemelo sapere, perché voglio sentirmi meno sola. Grazie. Quindi ci vediamo la prossima volta. Adesso vado a giocare un po' con la mia gatta e a fare ciao.